Il conferimento di queste due cittadinanze per meriti speciali è il racconto di due storie bellissime. Una storia bellissima e disperata, quella storia di violenza che ha investito non solo la nostra comunità nazionale ma anche quella pakistana e che è accaduta in provincia di Modena alcuni anni fa, nel 2010. È una storia bellissima di sport, che è quella che riguarda un atleta. Sono due storie molto diverse, due storie che non si somigliano per niente, se non per una bellissima rappresentazione che noi oggi in Consiglio dei Ministri abbiamo potuto dare. E cioè l'idea che mentre tanti italiani amano l'Italia, ve ne sono altri che parlano male dell'Italia, che mentre ci sono tantissimi italiani che desiderano essere italiani, altri magari sperano che le cose dell'Italia vadano male per averne un beneficio. Queste due storie, le storie di queste due cittadinanze ottenute per meriti speciali, ci dicono, ci raccontano, ci narrano di come oggi l'Italia sia ancora una passione e un desiderio e di come ci sia il grande orgoglio da parte di qualcuno che italiano non è, di essere che cosa? Di essere italiano e di essere da noi considerato tale, cioè considerato italiano a tutti gli effetti. Italiano come è accaduto a Noshena Madbut, perché sceglie i nostri valori, perché sceglie i nostri costumi, perché sceglie di essere occidentale quando questa aggettivazione diventa un motivo per rischiare la vita, e rischiare la vita anche in casa. È una ragazza che ha rischiato di morire perché è stata appestata in famiglia perché desiderava essere come noi e desiderava essere libera anche nella scelta del marito, desiderava essere libera nella scelta e nel desiderio di amare. Quella ragazza ha resistito, quella ragazza è riuscita a sopravvivere, purtroppo non la stessa sorte ha avuto la mamma, quella ragazza ha assistito con i propri occhi alla condanna del padre, del fratello, quella ragazza da oggi è una ragazza italiana, benché nata in Pakistan. È molto bello leggere il racconto di questa storia ed è molto bello pensare che il nostro tricolore, la nostra patria, è ancora amata da chi non lo è ed è ancora desiderata da chi italiano non è. E nella dichiarazione noi abbiamo ovviamente la necessità tecnica, ma diventa etica e non tecnica, di avere da chi viene in un qualche modo candidato alla cittadinanza per meriti speciali una qualche dichiarazione che ci spieghi che cosa desidera. Lei dice di essere onorata dell'attribuzione della cittadinanza italiana. E allora noi oggi vogliamo dire a Noshena Madbut che noi siamo onorati di avere come cittadina italiana una ragazza che ha saputo resistere alla violenza e l'ha saputo fare con la fierezza di una donna che sa ribellarsi. L'altra donna è un'altra ragazza e che racconta una storia altrettanto bella. È una ragazza che diventa italiana essendo nipote di nonni italiani che sono andati in America. Uno di quegli emigranti era il nonno ed era un emigrante. Quinto Furlani si chiamava il nonno, e la bisnonna Santina Broccocilli, che come accadeva ai primi migranti italiani, a volte vedevano storpiati i loro cognomi nei registri anagrafe dell'anagrafe americana, fu registrata come Briccocoli o Briccocoli. Oggi lei è Chelsea Marie Furlani, è una campionessa di hockey su ghiaccio femminile, gioca nei Bolzano Eagles, ha vinto tanto e dice nella sua bellissima dichiarazione che sarebbe il coronamento di un sogno che inseguo da quando per la prima volta sono venuto in Italia e sono andata a visitare il paese in cui la mia famiglia ha origini, vale a dire San Costanzo nelle Marche. Da 4 anni, da quando cioè pratico attività sportiva al servizio della squadra di hockey femminile campionessa d'Italia, l'Italia è diventata addirittura la mia prima patria in cui riscopro le mie origini di cui sono molto orgogliosa. Ora mi attende, speriamo, un ultimo sogno,
quello di vestire la maglia della nazionale italiana, una maglia per la quale darò tutto per onorarla. Ecco, da oggi può vestire la maglia della nazionale italiana. Due bellissime storie, due voglie di dire forza un grande paese, forza questa nostra nazione, forza questo nostro tricolore.